Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno. Eccoci qua in questo giro entusiasmante in un'altra puntata di Te la do io la Malesia. Oggi sono giunto a Kuching nel Borneo e guardate qua che sorpresa, sono capitato proprio in un giorno di festa nazionale, la festa del dragone. Oggi viene qui simboleggiato il dragone e casualmente mi sto rendendo conto che non è una città turistica, sono l'unico che ha le sembianze occidentali. Eccoci qua in questo posto, adesso vi do un po' una panoramica perché è veramente molto caratteristico, molto bello. Qui abbiamo, oltre allo spettacolo di questi dragoni danzanti, che cercherò in qualche modo con la mia fotocamera traballante di farvi vedere, abbiamo anche delle lampade fatte con la famosissima carta di riso, secondo la più rinomata e autentica tradizione orientale. Eccoci qua. Qui l'influenza cinese è fortissima, tant'è che è vero sì che siamo in un paese ufficialmente islamico, però soprattutto a Kuching, dove vai vai, trovi innesti di cultura cinese da tutte le parti. Addirittura normalmente i negozi hanno insegne con i caratteri cinesi, oltre che con quelle locali. Eccoci qua, guardate qui, una bellissima rappresentazione di queste, di questi lampadari fatti con la carta di riso, molto belli, creano una atmosfera surrealistica che caratterizza tantissimi posti in cui noi abbiamo viaggiato. Il nostro giro si continua avanti, ci spostiamo, ci muoviamo tra la gente. Qui abbiamo anche dei turisti locali contentissimi. Eccoci qua, tutto si svolge nella maniera più autentica, più sincera. È un po' come assistere a una sagra nostra locale, perché nelle nostre sagre, soprattutto quelle di montagna, non è che tu ci trovi il turista, ci trovi la gente del posto che festeggia e si diverte secondo le modalità a cui sono più consone. Ecco, qui abbiamo una stelletta marina, lì abbiamo un altro, un lampadario opaco che c'è qualcuno che cercava di aprirlo, non so, per metterci dentro, mi è parsa una bottiglietta d'acqua, non sono riuscito a capire bene com'è la cosa. Qui abbiamo la security locale che è sempre allerta e vigile, hanno le facce da buon tempone. Qui guarda, c'è un altro con la faccia da buon tempone, adesso ve lo mostro proprio, ci arrivo lì davanti, ecco. Avete visto? Ciao! Eccoci qua, c'hanno queste belle facce, belle pacciarotte, la faccia pacciarotta. Adesso andiamo avanti perché il nostro giro si sviluppa all'insegna dell'inseguimento del dragone. Questo inseguimento del dragone, che è un inseguimento simbolico, culturale, verrà poi espletato in un'altra puntata di Te la do io la Malesia, in maniera molto più concreta e meno raffigurativa, ovvero andremo a cercare e a catturare gli animali della foresta, gli animali della foresta del Borneo, che sono una delle attrazioni maggiori e sono anche una delle caratteristiche che non solo nel Borneo ma nel mondo rimane più integra per quanto riguarda l'aspetto naturalistico e anche faunistico, perché qui abbiamo veramente dei paesaggi incontaminati e noi andremo ad esplorare tutto questo. Eccoci qua, il famosissimo dragone, il dragone si sta sviluppando, si estende e viene tutto accompagnato da un bellissimo accordo musicale. Questo è l'accordo musicale del dragone cinese, che è un battito di tamburi che diffonde nell'animo delle persone, della gente,
la tradizione culturale popolare cinese. Eccoci qua, la gente qua si vede, ecco una caratteristica che non vi ho ancora mostrato, qui tutte le piante hanno delle luci che simboleggiano la caduta delle, penso delle stelle, una pioggia di stelle, guardate. Sono tutte state le piante decorate con questa luce molto caratteristica. Ok ragazzi, chi l'avrebbe mai detto che arrivando qua in Malesia, nel Borneo, andavo a scoprire così di primo acchito una rappresentazione, raffigurazione così autentica e veramente intrinseca con lo spirito cittadino. Ok ragazzi, questo è stato un clip non pianificato, chiaramente il mio giro continua, vi mostrerò altre cose interessanti anche perché ho visto dall'altra parte del fiume, anzi adesso cerco di raggiungere velocemente la sponda dove si vede, così ve lo mostro anche a voi. Qua abbiamo la... mi stanno cacciando via, andiamo di qua. Andiamo. La security mi ha impedito di entrare qui dentro nella zona dei lampadari, ma io ci giro attorno, ecco, così li faremo anch'io. Eccoci qua. Andiamo avanti e dall'altra parte del fiume si intravede la reggia del sultano. Oggi venendo in qua con la moto che ho preso a noleggio ho visto una tamarrata incredibile. Inizialmente sento le sirene della polizia e mi accostano e poi con mi fanno segnale proprio di impiantarmi lì, di accostare. Ho detto eccoci qua, hanno scoperto che sto guidando la moto in Malesia senza patente, per di più mi hanno dato una moto che oltre ad avere dentro solamente un bicchiere di benzina non ha proprio i freni, non ci sono i freni su quella moto. Ho detto adesso qua mi sequestrano il veicolo e mi fanno qualcosa. No, mi hanno fatto accostare perché in quel momento passava una macchina, se è stata la macchina non so del sultano, ma una tamarrata, una roba incredibile, è passata una Rolls Royce color oro, ma forse era anche, forse non era color oro, era proprio d'oro, ma veramente una tamarrata di quelle incredibili degli anni 70, una Rolls Royce degli anni 70, e la polizia mi ha fatto accostare perché doveva passare quella macchina. Ecco, questo è un po' questa reggia che si vede lì dall'altra parte, poi non so se sia effettivamente una reggia o che cosa. Comunque andremo ad indagare, mi interesserà, andrò anche a vedere cosa c'è nell'altra sponda. Ok ragazzi, per il momento è tutto e noi ci sentiamo alla prossima. Continuate a seguire i miei video, vi mostrerò cose molto interessanti. Ciao ragazzi.